Ciao ragazze, nuovo video. Questo video vi volevo fare un video haul. Scusate per l'aspetto, ma sono di fretta, di furia. E scusate per i capelli, ma devo andare a fare il colore da parrucchiere, quindi non mi sono messa nemmeno più di tanto a aggiustarli. Infatti li prenderà un colpo quando mi vedrà, però vabbè. Questo video vi volevo fare, come anticipato, un video haul di Upim, che ho preso un vestito che mi piaceva. Più vestito è una camicetta. Poi di cartoleria, perché sono stata a boccicarta, ho preso diverse cose. Ho preso anche un orsetto carino che ho scritto ti amo, che ho regalato al mio ragazzo. E poi della Just, che mi sono presa una cosina. Comincerei subito dalla Just, così lo metto subito via. Ho preso in si chiama in offerta speciale lo spray bocca, perché almeno quando sono fuori, che non ho lo spazzolino, spruzzo e alito pulito. Quindi ho preso loro. Poi da Upim ho speso 16,99 e ho preso questa camicia, che ho preso una L ed era molto molto carina. Scusate se è sguarcita, ma ce l'avevo in borsa perché mi si è rotto lo zainetto, che ho anche da ricomprare. Quindi ho messo tutto alla rinfusa in borsa, anche peccato che mi si sia rotto proprio ora, perché ne avevo di bisogno. Mi è scomodo portare le borse per tutti i giorni, metto dietro lo zainetto, è più comodo. E la camicetta è fatta così, è molto carina. Io l'ho pensata anche su un leggings e una scarpetta da ginnastica e outfit veloce, fresco e pronto. Primavera e primavera, secondo me va bene. E questo qui era quello che ho preso da Upim. E ero andata principalmente a cercare lo zainetto, ma ha detto la commessa che non gli era ancora arrivato il camion, quindi niente. E ultimi acquisti da boccicarta, oltre all'orsetto che vi dicevo, ho pagato un totale 26,41 euro e ho preso di cartoleria questo quadernino a quadretti per gli ordini di Avon, i brochet, quelli che faccio, i prodotti che vendo io, insomma. Poi ho preso questi, che sono i segnapagina, 200 fogli, sono quelli riposizionabili perché mi sono molto comodi sull'agenda. Io li metto ogni settimana sull'agenda che porto in borsa tutte le etichette, e quindi li ho presi. E vi so dire i prezzi. I segnapagina 2,50 euro, poi ho preso 57 centesimi il quadernino. Poi ho preso le buste, queste qua a curatura universale, che sono 100 come dicevo anche l'altra volta, i documenti. Quegli altri erano solo 25, mi pare. Ho preso questi da 100, costavano 4,41 euro. Anche per gli appunti, molto comodi. Poi l'orsetto non ve lo dico perché è un regalo. Poi ho preso i ricambi e i ricambi per i quaderni, per i fogli, insomma, dei ricambi. Ho preso questo, ho pagato 81 centesimi ciascuno a righe e ne ho presi due, 81 centesimi, e sempre 81 centesimi ne ho presi due a quadretti, e sono quelli rinforzati, mi pare. Allora, non lo so se sono rinforzati o meno, vabbè. E poi ho preso, vabbè, un altro quadernino 57 centesimi. E poi ho preso una Stabilo Pen 68 metallica, pagata 2,28 euro, e ho preso questo qua che è tipo un oro,
ed è bello bello, l'ho già provato per vedere se funzionava. Niente ragazzi, questo era tutto il mio shopping, spero che i miei video vi siano piaciuti. Se è così lasciate un pollicino, commentate che mi fa sempre piacere, poi iscrivetevi al canale e ci vediamo presto.